Paolo Mereo, allenatore della Stella Azzurra Sestu. Falsa partenza per voi in questa Under 14 maschile contro il quadrifoglio Porto Torres. Falsa partenza fino a un certo punto. Il Porto Torres è sicuramente una squadra che ha più esperienza, qualche numero in più come individualità. Noi arriviamo da una stagione dove i ragazzi si sono potuti allenare poco assieme e nei momenti di difficoltà questo ha fatto la differenza, perché non abbiamo saputo trovare le soluzioni ai momenti di difficoltà. Però io sono soddisfatto, perché comunque è il secondo anno consecutivo che facciamo una finale regionale e stiamo dando continuità a un lavoro col settore maschile, per cui tutto quello che viene oggi è guadagnato. Giuseppe Pano, dirigente del Tempio Volley, oggi a Porto Torres per le finali provinciali Under 16 femminili. Per voi nella semifinale una sconfitta 3-1 contro il quadrifoglio, un risultato che vi aspettavate o speravate in qualcosa di meglio? Ma conoscevamo poco le avversarie, non le avevamo viste ancora giocare, però vista la partita potevamo fare sicuramente di meglio. Abbiamo giocato le ultime partite molto bene, oggi non abbiamo giocato all'altezza delle ultime partite sicuramente, però siamo contenti di essere qua. Chiaramente abbiamo fatto una bella giornata di festa, stiamo facendo una bella giornata di festa. Dispiace un po' perché le ragazze ci tenevano ad andare in finale, però va bene, la pallavolo è bella anche per questo, insomma. Comunque brave alle ragazze, brave alla Porto Torres, che hanno giocato anche loro bene. Sarà per un'altra volta, chiaramente. Allora siamo qui a Porto Torres per le finali regionali Under 14 maschile con i due allenatori della seconda partita, Alberto Caredda del Decimo Mannu, Paola Panico del San Vero Milis. Alberto, intanto voi avete vinto 3-0, un commento sulla partita. Sì, vinto 3-0, partita non facilissima, soprattutto data dall'emozione, credo in entrambe le squadre. Sicuramente non si sono visti i veri valori oggi. Perlomeno stamattina, perlomeno questo è il mio dubbio. Da parte nostra assolutamente assenza di gioco, molti errori in attacco. Presumo anche da parte loro, visti comunque i risultati che loro hanno fatto durante il campionato, presumo che le squadre fossero tutte e due sottotono credo solo ed esclusivamente per l'emozione. Cosa vi dovete aspettare o cosa vi aspettate da stasera? Una surra. Paola Panico, sui vantaggi al terzo set, però voi un po' ci avete sperato di riaprire la partita. Allora, sinceramente, si poteva, però condivido quello che ha detto mister Caredda sulla gestione degli errori, troppi errori per un fattore emotivo. Un gioco molto controllato, infatti noi abbiamo magari forse usato un po' di più, abbiamo cercato di attaccare qualche palla improbabile, però abbiamo sbagliato molto di più degli avversari, che proprio per questo loro modo di gestire anche il gioco hanno sempre mantenuto il vantaggio. E poi nel set, diciamo un po' l'ultimo set, dove abbiamo avuto una partenza finalmente discreta al servizio, che è stata una delle caratteristiche che ci ha contraddistinto e che oggi invece non si è vista. Troppi errori, peccato, però meritata la vittoria di Decimo.
per noi comunque un successo, siamo un piccolo paesino, ho portato 5 bambini del 2007, quindi va bene così. Allora Fabrizio Sarno a Porto Torres per le finali provinciali Under 16 femminile di pallavolo, avete dovuto soffrire col Garibaldi contro il centro storico Castelsardo, ma alla fine ce l'avete fatta. È stata una partita con predominanza della battuta e della difesa sull'attacco soprattutto. E anche noi non abbiamo una batteria di attaccanti particolarmente incisiva. Giochiamo abbastanza bene, bisogna dirlo, anche abbastanza ordinate, però quando poi non metti la palla per terra, la quinta, sesta azione, poi comincia a scimare un pochino, diventi poi proprio in apnea e qui diventa difficile. Purtroppo ci manca questo attaccante e lo sopperiamo con un buon lavoro di squadra. Però ogni tanto appena si va in crisi non c'è quello che ti cambia e ti mette la palla per terra. Il famoso a livello maschile si potrebbe chiamare l'opposto. A livello femminile può anche essere una schiacciatrice o un centrale, però purtroppo ci è un po' mancato questo, quindi per questo abbiamo sofferto tanto. Cosa ci dobbiamo aspettare stasera dalla finale contro la Quadrifoglio? Secondo me sicuramente Quadrifoglio ha delle batterie di attaccanti più forti della nostra, quindi io spero che le ragazze trovino proprio delle energie supplementari, perché se non attacchiamo in una certa maniera sarà molto difficile. Contento comunque della manifestazione? Molto contento, le Final Four sono sempre le cose più belle che esistono, purtroppo poi il regionale non la farà la Final Four e questo è un peccato, perché secondo me la Final Four è proprio il succo della pallavolo, dove le ragazze si confrontano, si divertono e creano la giusta atmosfera. Allora, Franco Caoglia, direttore tecnico del centro storico Castelsardo, è stata una semifinale molto combattuta quella fra voi e la Garibaldi La Maddalena, però purtroppo è finita 3-2 per loro. Sì, abbiamo incontrato una squadra più organizzata di noi, perché già fa il campionato di prima divisione, è più arrivata in finale la stessa squadra anche l'anno scorso a Castelsardo, Under 14. Noi quest'anno abbiamo fatto giocare 16 atlete, e in questo caso però ci è mancato un po' di affiatamento di squadra a livello tecnico soprattutto, però siamo contenti lo stesso, perché è il terzo anno che arriviamo e facciamo le finali e quindi vuol dire che stiamo lavorando bene. Devo dire grazie al presidente e a tutti gli allenatori che fanno parte della nostra società centro storico.